ti ricordi che tirò fuori la bandiera grande cinese? Io sciroccato come ero, non riuscivo a reggere l'idea che la bandiera potesse andare per terra. È che loro d'estate venivano in Italia. E quando io infatti ho detto a mio papà, ma scusa, poi quando a un certo punto, 13 anni, parti, vai e te ne torni in Italia così, lui ha detto, guarda, all'inizio l'abbiamo presa tutti, sì, che andavamo in vacanza, poi sta vacanza però durava. Mi è capitato di fare dei provini in cui la seconda domanda è se suono le percussioni, perché si ha un'idea del migrante di questo tipo qui, nel senso, non suoni le percussioni, no. Poi io entro in un negozio un pochettino di lusso, quando entro cominciano a dire, è lì per che cosa? Per curiosità? Può darsi afroamericana? Che cosa ha lì? O dobbiamo sorvegliare che lei non ruba qualcosa? C'era un ragazzo che diceva che non poteva fare teatro durante il Ramadan, perché la religione non lo dice, ma non è vero per me, per lui è libero, sai, la religione in fondo è personale secondo me. Io trovo che il teatro sia meraviglioso perché veramente ha le possibilità tecniche di creare una magia, che magie molto semplici con un piccolo sforzo tecnico, ma tutto le... Devo ricominciare. Le persone che sono costrette nella gabbia che a loro è stata imposta, loro vogliono riproporre lo stesso modello, no? Quindi ti impongono a te qualcosa che tu dici, ma io non... Bisogna cambiare i modelli di riferimento! Ah no, ok, un secondo. Un braccio giusto, mi sono ingrossato, la stacca, mi sono troppo peso. Adesso sono pronto.